Questa è la Clio RS Gordini, in onore del mitico Amedeo Gordini, bolognese, da garzone si divertiva nell'officina, poi diventato famoso in Francia, molto conosciuto per le sue preparazioni e per le doti sportive che aveva. Costruiva macchine super pistolate e in Francia gli hanno dedicato questa linea, l'ultima che gli hanno dedicato, questa Clio RS, che uscì... Wow! Finalmente! Zero plastica! Cioè, questa è tutta alluminio. La versione Gordin aveva prima, seconda e terza rispetto all'RS normale già accorciate, un pochino di coppia in più, circa un 20% soprattutto ai bassi, e cosa era stata fatta? Era stata modificata anche la parte della testa, ma questa, come possiamo vedere, è stata ulteriormente modificata. Ti faccio vedere nel dettaglio. Partiamo subito con i supporti motore. Oh, questa è tutta roba incazzatissima. Vedi queste gomme gialle? Praticamente si inseriscono in un modo particolare perché vanno a riempire gli interspazi del supporto motore originale. Praticamente noi abbiamo la gomma... Ma te lo faccio vedere alla lavagna, vieni con me. Il braccio oscillante è fatto in questo modo, ok? Qui c'è l'attacco della ruota col punto di fulcro e qui attaccato abbiamo dei grossi silen block. I silen block cosa sono? Sono dei supporti ferro esterno, ferro interno dove ci va il bullone, e qui in mezzo abbiamo una struttura completamente in gomma, questa parte qua, col foro al centro ovviamente, e questa invece è la parte vuota. Cosa succede? Quando noi acceleriamo, freniamo, il braccio ovviamente si oscilla e muove. Il gommone, il silen block, ha il compito di smorzare tutte quelle vibrazioni per rendere una guida più confortevole. Il nostro amico cosa ha fatto? All'interno di questo silen block, dove ha potuto, è andato a cambiarlo completamente tutto, andando a mettere un silen block pieno, ha messo una sorta di maschio fatto in questo modo, dove va a riempire questi due denti, vanno a riempire queste insenature che normalmente sarebbero vuote. Gli si rimette il bullone al centro, mettendo questi due silen block pieni, con un silicone molto più resistente, molto più rigido, ovviamente il braccio oscillante non ha più lo spazio di potersi muovere, rimane molto più rigido e riesce a scaricare a terra tutta la coppia di trazione, di accelerazione. E lo stesso vale anche per il motore, perché se il motore oscilla e bascula, gli si vanno a mettere queste boccole di riempimento all'interno, non oscillando più, per forza obbligata a scaricare a terra tutta la trazione. Quello si trasforma in reattività e ovviamente precisione. Nel caso fossero messi nel braccio oscillante, precisione di sterzata. Torniamo alla macchina, va? Visto che figata, si inserisce praticamente all'interno. Questi invece sono rifatti nuovi, c'è quello giallo che va a sostituire completamente quello originale, quello è tenuto invece ancora originale e questo viola va a fare antivibrante tra alluminio del supporto e lato testa, così non si generano vibrazioni strane. Vediamo questi componentini che servono per tenere bloccato il sensore di pressione assoluta, perché originariamente è solo appoggiato dentro e incastrato. Guarda che figata questa chicchettina, eh? Con i tappini del colorati come la scacchiera. Questo decantatore fatto artigianalmente dal nostro amico, qui è stata spostata anche la batteria, wow, è stato montato questo sistema di airbox della versione R3 con una piccola modifica, vedi che è stata tagliata a fetta di salame, questo gli permette di prendere aria direttamente da questa griglia frontale, a fianco al loghino RS c'è questa griglia frontale che gli permette di aspirare l'aria e andare direttamente a riempire tutto l'airbox. Questo airbox ha la capacità di contenere, vedi com'è molto molto grande, così nel momento in cui andiamo ad aprire la farfalla il condotto porta subito in pressione perché ad alta velocità tutta l'aria che gli arriva frontalmente va a riempire l'airbox che genera quella sorta di leggera sovrappressione. E quando andiamo a spalancare o fare il parzializzato, il motore è molto 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 più scattante. Avere poi disponibile tutta questa enorme, questo litraggio di aria pronto per andare in aspirazione, gli permette di non andare in depressione. E il motore aspirato, per farlo cantare forte, non deve mai andare in depressione. Cioè, se io nella scatola airbox
gli mettessi un vuoto manometro, cioè un manometro che mi indicasse la depressione e la pressione, come quello del turbo, portato in abitacolo, in velocità e in accelerazione, l'airbox non deve mai, mai andare in depressione. Un airbox che soprattutto ad alte velocità gli permette, tra l'aspirazione del motore e la velocità di riempimento, di rimanere a zero, o meglio anche a 0,1-0,2, è un airbox che funziona di brutto. Quindi se tu hai intenzione di fare una modifica alla tua macchina aspirata, quando fai l'airbox, attaccagli un vuoto manometro e controlla che l'airbox non vada mai sotto vuoto. Linea di collettori, vedi com'è fatto? Lei prende l'aria, fa questa curva e poi viene fiondato nella parte inferiore. Cioè, eccolo qua, vedi? Fa questa curva. Perché gli fanno fare questa curva? Perché così gli permette di velocizzare ancora di più quando c'è la curva, i gas, le colonne d'aria in aspirazione aumentano la loro velocità e quindi gli permette di entrare con una velocità maggiore in aspirazione. Che spettacolo! Nudo, crudo, è stato praticamente tirato via tutto. Wow, guarda che altra figata! Questo è la vaschetta dell'olio dei freni. Normalmente è attaccato anche la vaschetta dell'olio della frizione e invece qui è stato separato, è stato fatto un suo impianto a parte. La sua vaschetta preleva l'olio dei freni con un suo serbatoio a parte, così non viene contaminata la vaschetta dei freni. Poi il motore è stato completamente svuotato. Orca! Qui si vedono i collettori sportivi, ma che a me purtroppo non sono coibentati. Per velocizzare i gas di scarico devono rimanere molto caldi, cioè il caldo del collettore di scarico non deve fluire, non deve essere disperso, ma deve essere velocizzato, concentrato tutto per aumentare la velocità, la forza con la quale il gas di scarico viene sputato fuori dalla marmitta. Bendarli e proteggerli dalla dissipazione di calore, lasciando dentro il calore, questa ne aumenta la velocità dei flussi, e aumentando la velocità dei flussi dei gas di scarico ci permette nei motori aspirati di aumentare la velocità di aspirare l'aria, e questo ne beneficia ancora di più. Quindi un consiglio: se hai una macchina aspirata, la vuoi rendere forte, aspirazione con un bel airbox fatto bene, dinamico, ma collettori di scarico, oltre a essere ben accoppiati tra testa e ovviamente collettori, così a tirare via tutte le bavature, sicuro, garantito al limone, bendarli. Poi vediamo, guarda, lo svuotamento è stato fatto un kit per tirare via praticamente il compressore dell'aria condizionata e anche tutto il radiatore. Questa macchina è stata realizzata dal nostro amico per divertirsi a fare i track day. Difatti c'è anche la fettuccina per il traino. Dai raga, che spettacolo! Facciamo così, poi guarda che parafanghi che c'ha, super allargati, questi fari incazzati, gomme pompatissime e i cerchi della Speedline. Tiriamola su, perché si vede subito un impianto frenante incazzato. Oh, finalmente una macchina con delle gomme serie. RS, cerchi della Speedline super alleggeriti, linea corse, difatti vedi che spettacolo. Impianto frenante di serie Brembo da 312, ma qui vediamo una bella campanina in Ergal, disco fisso non flottante, lavorato incazzato ed è stato portato a 330. Difatti, se noi giriamo la ruota, guarda che bel disegno che ha. Con questo sicuramente in pista ci divertiamo come dei proiettili. Guarda, eccolo qua. Vedi, sono stati cambiati i bulloni principali che tengono passanti, che tengono la nostra pinza, sia sopra che sotto, sopra che sotto, ed è stato messo un distanzialino per allargarlo un pelino, così tenendo la pinza originale della Gordin. Cosa è stato fatto? Con questo distanziale da circa 9 mm siamo riusciti a montare un 330, e questo è il sistema di sospensione, un sistema particolare che ci permette di recuperare l'angolo di camber. Praticamente vedi che non è un MacPherson, perché l'ammortizzatore, che in questo caso è completamente regolabile a doppia ghiera, ma non ha la regolazione dell'altezza, l'altezza è fissa, cioè per variare l'altezza devi andare a fare il carico molla, e tra l'altro si vede anche che è uno stelo rovesciato da 45 mm. Praticamente noi abbiamo l'ammortizzatore fisso, attaccato al telaio, attaccato a questo blocco, vedi, completo, il fulcro della ruota è l'ammortizzatore, è fermo. Quindi noi abbiamo alleggerito le masse non sospese, abbiamo questo sistema di braccio particolare che gli permette di andare a regolare l'angolo di camber.
quando la macchina viene compressa, tutto questo si muove in modo tale che il camber rimanga sempre stabile. Vediamo di sollevarla sotto perché vedo anche una bella linea di scarico e questo è chiuso e adesso lo smontiamo. Dai, dai, tiriamola su. La prima cosa che notiamo, vedi questo verdino che c'è qua? Il verdino che è messo tra l'alloggio del nostro cambio e la campana che poi si avvita dove c'è la frizione, questo verdino qua perché il cambio è stato aperto per montare una coppia conica con il differenziale, purtroppo in me non è stato messo un differenziale autobloccante, con una coppia conica 1357. L'altra cosa che vediamo è che, eccola qua, guarda, da sopra si vedeva che era stato spostato, cioè l'aria condizionata era stata tirata via e con un kit, vedi, questa barrettina qua, gli permette di spostare in basso al posto dell'aria condizionata il nostro alternatore. Oltre ad aver alleggerito perché è stato tirato via tutto il sistema di aria condizionata, mettendo in basso la parte dell'alternatore, riduciamo la cinghia ma abbassiamo anche i pesi del nostro motore. Poi frontalmente non c'è niente di particolare, oltre a non avere più tutte le tubature dell'aria condizionata. E la macchina, come possiamo vedere, è molto bella, molto molto sana, cioè non ha picchiato, non ha mai picchiato. Qua dietro, eccoli da qua, qua si vedono anche i collettori, che ovviamente non sono più neanche originali, però peccato che davvero io qua gli metterei un bendaggio almeno fino alla parte qua dello snodino. Questo snodino serve proprio per poter far muovere e smorzare tutte le vibrazioni che il motore genera e non le ripercuote tutte sul supporto, su tutta la linea di scarico. Linea di scarico con un catalizzatore comunque sportivo a 100 celle, che a me però purtroppo qualche grattatina gli è stata data, linea di scarico maggiorata e che purtroppo, ahimè, si copre, si nasconde dietro questo bellissimo estrattore. Guardate che lavoro che gli hanno fatto. Praticamente l'aria arriva da qua, prende questa parte e questo velocizza l'uscita dei gas di scarico, aumentando un pochino quello che è l'effetto al suolo. Anche posteriormente gli è stato fatto l'assetto sportivo regolabile, ma per quello che riguarda i freni posteriori, ahimè, sono un pochino, diciamo, marci, ok? Sono ancora gli originali, che secondo me, e tra l'altro forse sono anche un pochino rovinati, andrebbero sistemati. Va bene, raga, sapete cosa c'è? Oh, la macchina è davvero bella. Adesso ci tocca fare il giro in pista, quindi rimontiamo tutto, tiriamola giù, così facciamo 40, 110, 120, 0 e ci divertiamo un pochino a Castelletto di Branduzzo. Andiamo! Prima di andare in pista mi sono accorto di una cosa. Vedi la lavorazione di questo disco come è fatta? Ha questi baffettini. Qual è il vantaggio di questi baffettini? Intanto, a differenza del baffo quello classico lungo che percorre tutto il disco, ha il vantaggio di impedire il più possibile che il taglio del disco sia su tutta la fascia e che possa poi partire una cricca molto pesante rischiando di spaccare il disco. Questi baffettini inoltre hanno il vantaggio che, guarda, qui noi abbiamo praticamente la parte della baffatura, ma sia nella parte finale superiore fa praticamente una rampa, vedi? Non ha uno spigolo vivo. Sia sopra che sotto non ha spigolo vivo. Questo gli permette di far uscire con la massima velocità tutti i gas e le polvere che si formano sulla pastiglia. E il vantaggio di avere questa doppia lavorazione 1 e 1 2 è che riesce a prendere tutta la pastiglia in due punti diversi. Il taglio lungo che prende tutto il disco, figo, perché riesce a scaricare proprio all'esterno o all'interno, a seconda di come lo fai girare, la polvere o il gas che si genera, ma uno, rischiano di partire delle cricche, due, spesso non hanno questa rampettina per far uscire e velocizzare l'uscita dei gas. Dai, andiamo in pista. Wow, il mordente, oh, c'è un pedale dei freni che fa paura, ragazzi. Cioè, sta roba, ste pinze sono bestiali, nonostante siano quelle di serie, ma avendo aumentato il diametro del disco c'è un mordente davanti che è pazzesco. Orca, sto differenziale che manca, perché non si mette mai il differenziale? Il differenziale è importante, manca il differenziale autobloccante di questa macchina e si sente, ahimè, tutto, perché piantata a terra, forse
tende a saltellare un pochino. Con queste gomme gli ammortizzatori li mandiamo un pochino in crisi. Allora, l'inserimento in curva è figo, però bisogna stare davvero molto pelati con l'acceleratore, devi modularlo tanto, perché a me purtroppo tende davvero a... Guarda, la macchina è potentissima, potentissima, un aspirato molto incazzato, però non può, non ti permette di accelerare senza autobloccare. Ma cosa non cambia veloce? Che figa sta macchina! Ecco, il sedile, se devo dire una pecca, volante, impostazione di guida del volante, contenimento del sedile, sono il neo, nel senso che lateralmente ti tiene, a livello di gambe no. Sembra che abbia la prevalenza sull'anteriore il posteriore, nel senso che non ti dà quella feeling, cioè non chiude. Di solito queste macchine qua, ai tempi mi ricordo le 1008, la 100, cos'è, 97 cavalli, tendevi a fare delle modifiche, un assetto per permettergli così di fare il posteriore molto più scivoloso, e quando facevi delle curve in questo modo come adesso tendeva a scivolare il posteriore, questo ti permetteva di chiudere molto più velocemente la curva, cosa che su questa, ahimè, non capita. Ecco, l'altra roba figa che mi piace è che, avendo separato la vaschetta della frizione dalla vaschetta dell'olio dei freni, il pedale del freno è preciso, ma anche il pedale della frizione. Dai, raga, mi fermo. Adesso però cosa facciamo? Mica andiamo in officina ci siamo tornati, cioè andiamo in officina, ma meccanicamente l'abbiamo vista tutta. Dobbiamo guardare il 120-0 con questo impianto frenante che è una bomba, e il 40-110. Cosa c'è da dire? Beh, esteticamente guarda che prese d'aria che c'ha. Poi questi cerchi in lega bellissimi, l'impianto frenante pazzesco, il lavoro sulla coppia conica bellissimo, mi piace da matti, rende ancora più cattiva la guida di questa macchina. L'assetto in uso stradale, una lama, in pista forse ancora un filino morbido per quello che si vuole ottenere. Avrei montato un differenziale autobloccante, ma questo l'ho già detto più di una volta. La macchina è bella, mi piace poco l'impostazione di guida, però è divertente. Ancora due o tre lavorettini, soprattutto sul posteriore, per farla scivolare meglio, ed è perfetta. Lo so, sei curioso, non stai più nella pelle per sapere quanto ha fatto nel muro delle velocità, ma come sempre prima guardiamo l'impianto frenante, perché era una bomba. 120-0, 3 secondi e 8 in soli 67 metri, come ha attaccato la pinza, babam, cioè mi sembrava una forza G negativa pazzesca. E per il 40-110 in quarta, raga, ricordiamoci che è un aspirato, incazzato ma aspirato, 9,94, cioè di poco, su questo, guarda, appena sotto la punto Abarth preparata che aveva marcato 9,97. Raga, come sempre, like e condividi, mi raccomando, test auto chiocciolamotorsport.com, sfida il muro della velocità, auto elaborate. Ciao ragazzi, alla prossima!